Vai Roberto. Abbiamo fatto il punto. No, ma io non gli dico mai con nessuno. Se il governo fa, il governo va avanti, però la questione aperta è la prossima manovra economica. Io penso, e la Lega pensa, a un forte taglio delle tasse per lavoratori, famiglie e imprese. È chiaro che per fare un forte taglio delle tasse devi aprire un confronto con l'Europa, perché un forte taglio delle tasse, che è fondamentale per l'Italia, non lo fai se devi sottostare alle imposizioni dell'Europa. Quindi se tutti sono disponibili ad aprire un confronto per il bene dell'Italia e degli italiani, facciamolo. Se invece qualcuno è impaurito o ha dei dubbi, ce lo dica. Ma Di Maio era impaurito? No, con Di Maio abbiamo parlato di opere pubbliche, di TAV, di cantieri. No, siccome una manovra economica la fanno in tanti, non la facciamo solo in due, vorrei avere le idee chiare su questo. Ministro, lei ha mentito sul ruolo di Savoini nella missione a Mosca di luglio 2018? Io parlo di vita reale. Sì, ma ha mentito o no? Conte ha detto una cosa diversa da quella che diceva lei. No, il Presidente del Consiglio, Ministro. Ieri Conte in Senato ha detto il contrario. Buon lavoro. Sa che anche la Boschi e Alfano riferirono